che también tiene muchas cosas importantes. Il mio amico Manuel dice che dovrei farmi clonare, così se mi catturano ad Alcatraz ci finisce la mia fotocopia. Ho letto che uno scienziato americano ha annunciato che sta clonando se stesso. Ha la sindrome del tonno in scatola. Prendi due e paghi uno. Il teorema della clonazione è solo questo, il raddoppio dei potenti sulla faccia della Terra. Non c'entrano religione e filosofia. Chi se ne fotte se è morale o no. Ma la clonazione ha dato il via alla moltiplicazione dei potenti, come se non ce ne fossero già abbastanza. Io, il più schifoso di tutti i pronomi, sarà il loro spot televisivo. In enormi stabilimenti, i più famosi e ricchi si autoprodurranno in serie. Il sultano del Brunei avrà 1.206.000 sultani del Brunei di ricambio. Berlusconi sono 1.200, ma 77 ville in Costa Smeralda. Ci saranno modelli umani che tirano e altri usa e getta, tipo Mino Reitano. Uno se lo porta a casa, lo fa cantare per un quarto d'ora, si ride e poi lo getti dalla finestra. Poi si faranno i soldi con i copyright. Saranno sempre loro a farseli. Un'Alessia Merz sul 500.000 ti rilascia la copia. Ma per il clone della Cucinotta bisognerà fare una società, come per i sistemoni del Totocalcio. I Biagi li appenderanno in edicola per le orecchie con le mollette, incelofanati dalla De Agostini. E a voi? A voi non vi clonerà nessuno. Anzi, non vedranno l'ora che schiattate per impiazzarvi con una delle loro fotocopie. Per assicurarvi l'eternità vi rimane il vecchio sistema. Fare un figlio. Farà di testa sua e vi assomiglierà solo un po'. L'importante è che non somigli a loro. Oggi, fratelli, sono precipitato in una chiesa dell'Havana e ho planato in ginocchio su un altare. Erano anni che non mi succedeva, dai tempi in cui Modugno cantava Volare. Mio padre si avvitava nella depressione e un bambino di nome Jack decollava in quel cielo senza stelle che è l'infanzia, quando hai un padre triste. E allora mi è venuta in mente la ragazza della folla, quella che ieri sera mi ha lasciato scritto No More I Love You, basta coi ti amo. Perché quando sentiamo di essere vicini a un grande amore, inevitabilmente ci ricordiamo di quando eravamo piccoli. E Alcatraz è un programma pirata che avrei sognato da bambino. Da bambino. Ma quanto siamo diventati grandi in fretta, cazzo!